Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo a recuperare il set di Ocarina of Time, finalmente. Quindi, ci troviamo qui alla torre del grande altopiano Gerudo, mamma mia non riesco a parlare. Mettiamo una puntina nei pressi di questo baratro qui, vi faccio rivedere meglio. Da qui ci lanciamo e arriviamo in questo punto. Vi facciamo vedere il percorso, come al solito ve lo velocizziamo. Andiamo proprio giù, quindi continuiamo a scendere. E in questo scrigno troviamo il primo pezzo, i pantaloni eroi del tempo. Fantastici, mamma mia. E ce li andiamo a mettere subito. Tiè, eccola. Adesso andiamo a prendere l'altro pezzo. Per il secondo pezzo ci dovremmo spostare nei pressi del sacrario di Runakita, vicino alla torre del monte Labul, proprio in questa zona, e dovremmo infilarci in questo buco qui. Per cui da qui vi faccio vedere il percorso, così andiamo a trovare anche le radici e vi faccio vedere un metodo per, diciamo, esplorare le profondità senza problemi, anche se sul canale è già presente un video che vi linkerò in descrizione, in maniera tale che possiate esplorare il sottosuolo senza troppi problemi. Attenzione che qui se schiantiamo. Ok, ci giriamo, qui c'è già la prima radice. Eccola qui. Per trovare le radici, molto molto semplice, voi andate nella zona, diciamo, di Hyrule, quindi la zona superficiale, nei pressi dei sacrari, quindi dove ci sono i sacrari, voi lo inquadrate, spingete in giù e in parallelo sotto ci sarà la radice corrispondente al sacrario. Molto molto semplice trovare le radici nel sottosuolo. Ve li segnate in questo modo. Qui c'è il sacrario. Vado giù col tastino direzionale e metto la mia puntina. Così ho, diciamo, un punto su cui orientarmi. Ora noi ci dobbiamo dirigere da questa parte. Per muoverci in maniera corretta ci andiamo a creare, più che in maniera corretta, per muoverci in maniera veloce ci andiamo a creare una cosa. Quindi apriamo il menu, andiamo qui nei congegni Zonao, ci prendiamo due ventole, una cloche. Se volete sapere dove trovare queste cose vi linko il video apposito dove vi spiego anche come costruire questo marchingegno come si deve. Le tiriamo fuori dallo zaino, poi Schematrix, con il nostro progetto salvato che abbiamo creato appunto nel video di cui vi ho parlato prima, e andiamo a creare la nostra Vespetta 50. Quanto è magnifica! Ci mettiamo un bel faro davanti perché ci abbiamo bisogno di luce. Attenzione, piaccica il faro, colpitela subito che questa parte. Perfetto, saltiamo qui sopra e via che si va, giovani, via che si va. Ovviamente ci mettiamo una puntina come punto di riferimento più o meno da questa parte, perché non posso metterla puntina, non ho capito io, e la seguiamo.
E così non abbiamo nessun problema di nessun tipo. Ovviamente anche per le celle della batteria sul canale trovate il video. E al momento utilizzeremo per alimentare le sfere di energia Zonau, perché tanto possiamo andare a sdoppiare gli oggetti con il glitch che c'è. Anche lì, se non sapete come fare, sul canale c'è il video, scrivetelo nei commenti se non lo trovate in descrizione e ve lo linkiamo. Comunque è quello che nella copertina leggete voi, se volete essere immortali c'è la possibilità anche di diventare immortali. Detto ciò, usiamo una bella ricarica e ci muoviamo così. Qui siamo nella miniera, attenzione, 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 perché ci dobbiamo fermare qui. Giù così. Perfetto. Che parcheggio. Mamma mia, siamo dei maestri. E in questo scrigno troviamo la tunica dell'eroe del tempo. Meravigliosa. Andiamo a metterla, sono emozionatissima. Tac. Praticamente è come Dark Zelda, giovani. È uguale, solo che cambiano i colori, maledetti. Ed ecco qui, adesso andiamo a trovare l'elmo. Per il prossimo pezzo ci dobbiamo andare a mettere il set che ci protegge dai danni da fuoco, quindi l'antifiamme. Se non sapete come recuperarlo, sul canale trovate il video, per cui equipaggiate subito questo. Ci avviciniamo alla nostra vespetta, ce la spostiamo in un posto un pochino più consono, tipo di qua. Tac. Dobbiamo andare da quel lato. Mi raccomando, raccogliete i poo quando siete nel sottosuolo. Dopodiché apriamo la mappa. Noi ci troviamo qui nel sottosuolo. Dobbiamo arrivare più o meno in questa zona e possiamo andare a usare, diciamo, la tecnica delle dei sacrari per andare a trovare le radici. Per cui ce le segniamo da sopra, sacrario di Wow Sun, scendiamo giù, mettiamo la puntina e visto che ci siamo, se volete andate a fare anche questo, il sacrario di Nouda, scendete giù, mettete la puntina e andiamo a trovare le radici. Per cui partiamo con la nostra vespetta. Spingendo la levetta indietro andate su, spingendo la levetta in avanti vi spingete appunto in avanti. E vi faccio vedere il percorso da qui. Troviamo una radice che è appunto quella che avevo segnato con il verde, quindi adesso andiamo a recuperare questa. Dobbiamo fare attenzione perché c'è un muro qui intorno, quindi adesso andiamo a vedere il percorso insieme. Ok, mi sono ricostruita il nostro cinquantino special, la nostra vespetta, quindi saliamo. E come detto vi faccio rivedere la mappa, mettete il segnetto qui, nei pressi del sacrario di Wow Sun, e andiamo.
che siamo, vai che ci arrivi, grande, così. Mamma mia, che parcheggioni che facciamo ogni volta, siamo delle bestie. Perfetto, adesso che abbiamo scoperto anche questa porzione di mappa, poi ovviamente con calma potete andare a scoprire tutte le altre con questo metodo che vi ho fatto vedere, andiamo a recuperare il pezzo. Bene, ora torniamo sulla nostra vespetta e su. Andiamo su. Ricarichiamo. Non famo che se dimentichiamo come ho fatto prima ci siamo schiantati malissimo. Visto che ci siamo, ci andiamo ad illuminare anche quest'altra radice. Eccola lì. Dovrebbe essere, sì, è questa qui. A posto. Mamma mia, facciamo degli atterraggi da maestri proprio. Ora riapriamo la mappa. Lo so che è un po' lunga, ma per chi è meno esperto, per chi non ha ancora tutta la mappa visibile, preferisco farvelo vedere bene. Quindi da qui ci andiamo a mettere il segnalino più o meno in questo punto. Vi faccio vedere anche la parte alta, così riuscite a metterlo bene. Più o meno qui. Quindi riprendiamo la nostra vespetta e andiamo. La posso fare, a posto. E andiamo verso l'ultimo pezzo. Ci arriviamo, promesso, ci arriviamo. Solo che preferisco fare le cose più precise. Ci siamo. Tu non ci avrai mai, maledetto. Poi ti torniamo a spaccare la faccia, non ti preoccupare. Dunque, ora che siamo qui e ci siamo andati a scoprire tutto il nostro bel percorso, dobbiamo spostare la nostra puntina. È l'ultimo, giuro, è l'ultimo. Ci andiamo a mettere il pin più o meno qui. Quindi torniamo sulla nostra vespetta. Evitiamo il cattivone lì. Andiamo da qua, così non ci guarda. E andiamo su.
Ed ecco qui, siamo arrivati. Questa è l'ultima cassa. Eroi del tempo, una figata allucinante. Adesso non lo provo qui, tornerò in superficie, se no qui morimo abbrustoliti, che è una bellezza. Famor kebab con Link, quindi non è il caso di farlo al momento. Però questo, giovani, era tutto il percorso. Spero sia stato abbastanza chiaro il video, spero non abbiate avuto problemi. Non vi avrò velocizzato più di tanto il percorso per... Scusate, mi ha volato la sigaretta elettronica. Abbiate pazienza, sono molto indelicata. Dicevo, non l'abbiamo velocizzato troppo per non crearvi dei problemi. Quindi, insomma, non dovreste aver avuto dei problemi, soprattutto se usate appunto la nostra vespetta, comoda e agevole per girare nel sottosuolo e anche oltre. Detto ciò, ci vediamo a brevissimo. Così vediamo il set addosso al Link completo. Eccolo qui il nostro set. Quanto è figo. La gioia. La gioia. È La come la tua gioia. felpa. È come la mia felpa, regà, è vero. Bravo, Flixi! C'ho la felpa così io col cappuccio lungo appuntolito. È come la mia felpa. Non me la posso mettere perché, essendo verde, dopo è un po' inquietante la situazione se vede solo la capoccia. Quindi già non è neanche poi solo la capoccia, capirai. E che ve lo dico a fare? Però è fichissimo questo set, giovani. È veramente, veramente fico. Detto ciò, io direi che per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille per averci seguito e alla prossima!